seconda di Incanto Primo, più in margine Igor D'Asolo e Ijabò. La macchina si mette in movimento, entriamo allora in cronaca per questa quinta del convegno, il premio Ascanio Carrara, prova centrale, la giornata interamente dedicata al professionista montecatinese. Il campo dei partenti vede dallo steccato al numero 1 Ijabò Andrea Baveresi, al 2 Insidia Sandro Capenti, al 3 Igor D'Asolo, Marcello Di Nicola, 4 Illinois, Giuseppe Lombardo Junior, 5 Ivory Deni, Enrico Bellei. Allineamento ultimato, la macchina entra ora nella retta delle tribune, una breve incertezza per Insidia che perde la partenza, allo stacco della macchina è Igor D'Asolo che si installa al comando, Illinois all'esterno in corda Ijabò, poi Ivory Deni e infine Insidia, in bocco della prima curva con Igor D'Asolo in vantaggio, Illinois che incalza all'esterno, Igor D'Asolo da strada, Illinois sfila abbastanza agevolmente, la prima frazione in 15 e mezzo, anche qualcosina di più, con Illinois leader, Igor D'Asolo di rincalzo, poi Ijabò, Ivory Deni, Insidia a chiudere la fila indiana. Non cambia niente al passaggio dei primi 400, peraltro piuttosto comodi per la femmina del bello sguardo, 32 il quarto iniziale sul piede dell'1,20 all'imbocco della seconda curva, Illinois su Igor D'Asolo, poi Ijabò sposta Ivory Deni, cerca di seguirla Insidia, intanto si completa anche la seconda curva. Quelli che si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune, Illinois, Ivory Deni che risale, in corda Igor D'Asolo, il ritmo si fa più selettivo ora, c'è un 30 e mezzo di secondo quarto per Illinois che va via di lena anche all'imbocco della penultima curva, Ivory Deni gravita a ridosso della battistrada, Igor D'Asolo segue lungo la corda, poi Ijabò in coppia con Insidia, il chilometro sul piede dell'1,16,5, c'è un 14,3 dagli 800 ai 1000 iniziali, la retta opposta alle tribune, Ivory Deni parcheggia nella scia di Illinois davanti a Igor D'Asolo, prova a farsi avanti Insidia, Ivory Deni ovviamente si opporrà al tentativo di Insidia, Illinois va via di gran lena, 14,6 la retta opposta, 29 secco per il terzo quarto con Illinois al comando, Ivory Deni che la fila, poi Insidia che si libera di Igor D'Asolo, mancano 200 metri al termine, va via ancora a gambe levate Illinois, Ivory Deni che prova l'aggancio, Illinois in vantaggio, Ivory che insegue, Illinois in chiara evidenza, Ivory Deni prova l'ultimo inseguimento, ma Illinois è imprendibile e viene a vincere facile su Ivory Deni, poi Insidia al terzo, Igor D'Asolo al quarto posto. Io ho 28,4 per gli ultimi 400 e me lo confermano anche i cronometristi, 28,4 ufficiale, quindi gli ultimi 800 metri percorsi in testa da Illinois in 57,4, davvero una misura importante per questa femmina da Donerail. Il riferimento cronometrico è di